Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Oscar Senkraken e ci siamo lasciati l'ultima volta con la partita fra Belgio e Tunisia, una brutta sconfitta per il Belgio per 2-0, bruttissima, fatta da Badri e da Sliti, no, e da Sassi, scusate. Quindi adesso per il Belgio è veramente dura. All'ultima partita di questa fase a gironi dovrà affrontare l'Inghilterra e deve assolutamente vincere se vuole approdare alla fase finale di questo mondiale. Ricordiamo la classifica: la Tunisia al primo posto con 4 punti, l'Inghilterra a pari punti con la Tunisia 4, poi il Belgio a 3 punti e il Panama ormai fuori da questo mondiale, 0 punti. Adesso partiamo subito, senza perdere tempo, con questa sfida che vale praticamente l'accesso agli ottavi di finale. Inghilterra, maglia bianca a sinistra, Belgio, maglia rossa a destra. La squadra è sempre questa. Adesso ci sarà l'ingresso di Rajan Nainggolan, probabilmente. Verrà tolto Kevin De Bruyne. Subito dentro Vermeulen al posto di Alderweireld. E niente, partiamo così. Questa ultima partita valida per la fase a gironi. Inghilterra, Belgio. Lo stadio è il Kaliningrad Stadium. Anno di fondazione 2018, 35.000 spettatori. Ricordiamo, Inghilterra-Tunisia, primo posto con 4 punti, Belgio al secondo posto con 3 e Panama ormai eliminato a 0 punti all'ultimo posto. Eccoci qua, godiamoci l'ingresso delle due formazioni. Intanto il capitano Hazard ha brillato veramente poco nell'ultima partita. Speriamo in un suo grande ritorno. Lo stadio è gremito, al completo, full, tantissime maglie rosse del Belgio, veramente molte. Grande lavoro per gli Stewart oggi. L'inno nazionale inglese. Ora tocca a quello del Belgio. C'è una novità, non c'è più Alderweireld nella formazione del Belgio. Parte Vermeulen titolare per questa partita, forse la più importante in assoluto. Non c'è nemmeno Kevin De Bruyne, al suo posto Rajan Nainggolan, il romanista. Devono dare il massimo i giocatori del Belgio per poter passare il turno. Vincendo, probabilmente eliminerebbero dal mondiale l'Inghilterra. Intanto Butland per l'Inghilterra. Walker, Stones, Jones, Mullins e Rose, i 5 di difesa. Dyer Henderson, i due centrocampisti. Trequartista Sterling.
e le due punte Jimmy Vardy e Keane. Risponde il Belgio con Courtois fra i pali. Vermeulen Company e Vertonghen in difesa. Meunier, Nainggolan, Witzel, Carrasco, centrocampisti, le due trequartisti Mertens e Hazard e l'unica punta Romeo Lukaku, che deve ancora probabilmente segnare in questo mondiale. Da sinistra a destra l'Inghilterra, partiti. Subito la palla, Smalling, Sterling, anticipato, Nainggolan, Mertens, cerca Lukaku, trova Hazard, Hazard numero. Hazard, palla dentro, va ancora per Lukaku, il colpo di testa! Alto sopra la traversa. Subito aggressivo il Belgio, dopo neanche 2 minuti, Lukaku sfiora l'incrocio dei pali alla destra del portiere. Butland, con molta calma, sanno di essere avanti. Rinvio corto per Butland. Stones, Anderson, cerca e trova Smalling, Jimmy Vardy. Jimmy Vardy trova Keane, ancora Vardy, Vardy e Keane, fallo su di lui, non si era capito. Tanto in qualche modo viene avanti, attenzione a Sterling, Sterling dentro per Vardy ed è gol. 1-0 in Inghilterra dopo 5 minuti. Bruttissimo inizio per il Belgio. Bruttissimo inizio per il Belgio. Ne vediamo il replay. Riparte così. Dentro questa palla per Lukaku, anticipato ancora Romelu Lukaku. Fanno quello che vuole i giocatori inglesi, intanto parte capitano, va via Hazard, va Hazard, prende metri, Hazard ancora, Hazard dentro questa palla per Carrasco, anticipato da Walker, grande anticipo di Walker, prova a metterla leggermente offensiva questa partita. Attenzione, altro pericolo. Vermeulen, Vertonghen, 1-2 con Hazard, dentro a cercare Lukaku, va Lukaku, per Hazard, prova il destro, gran gol! Incredibile, anzi scusate il sinistro di Hazard, probabilmente da fermo. Il capitano pareggia i conti con l'Inghilterra al 14esimo, che gol! Incrocio pieno, passaggio rasoterra di Lukaku, Hazard da fermo, stop e tiro di sinistro, palo gol sotto il 7, Butland non ci può mai arrivare. E c'è il pareggio di questo Belgio, la risposta di Vardy, si chiama Eden Hazard al 15esimo. Anderson, grande adesso l'anticipo. In grande rage a Nainggolan, Hazard, cercava Lukaku, non lo trova, Walker, Walker, Hazard su di lui, Walker per Sterling, lo va a chiudere, Witzel, molto più lento, Witzel, subito la palla dentro, 2-1 ancora, incredibile, l'Inghilterra risponde nuovamente, dopo neanche 4 minuti con Dier. Goleada in 18 minuti, 3 gol in questa partita. Fotocopia quasi del gol del Belgio. Palla dentro. E Dier, interno destro, nell'angolino. Non ci può arrivare Courtois. 2-1 per l'Inghilterra. Si riparte con Lukaku. Apertura. Meunier.
Dentro per Lukaku, colpo di tacco, Mertens. Cerca e trova. Eccolo qui, Mertens. Mertens, prova a sinistra, Mertens non ci arriva. Tanto Rose. Ancora Meunier, prova il cross dentro. Prova ancora Meunier. Poi serie di rimpalli, ne viene fuori con calma, Vardy. Kin. Grande la chiusura di Ryan Nainggolan e poi guadagna anche una rimessa laterale. Meunier, Mertens, dentro per Witzel. Buona per Hazard che si è infortunato. Carrasco. Carrasco, prova a giro, Carrasco! Il pareggio ancora del Belgio, Yannick Ferreira Carrasco. Un gran gol. Un grandissimo gol di Ferreira Carrasco. Adesso probabilmente ci sarà la sostituzione, infortunato la capitano Eden Hazard. Brutto infortunio. Al suo posto Dembélé. Speriamo che questo non pregiudichi il proseguo del mondiale per il capitano che esce. Forse è solo una storta per lui, però per sicurezza. Riparte quindi l'Inghilterra con Jones. Dyer, autore del gol del momentaneo 2-1. Attenzione a Keane. Ma Kane chiuso da Fellaini. Poi c'è il fallo. Fallo di Fellaini, non si capisce. Dato il fallo all'Inghilterra. Ancora i passi, l'arbitro. Attenzione alla battuta. Kane. Rose, prova lo schema forse. Invece no, la botta, la palla è fuori alla destra di Courtois. Vorrei infastidire Kim. Vertonghen. Subito dentro, Witzel. Dembélé. Dentro per Carrasco. Carrasco vede partire. Lukaku che però non riesce ad arrivare su questo pallone, riparte subito Vardy, Keane, ancora Vardy, ancora Keane, Dyer, Sterling, attenzione a Keane, ancora Keane, fermato in qualche modo ma non del tutto, Sterling, Witzel spazza via in qualche modo, adesso continua l'assedio dell'Inghilterra, ai ai ai, la botta ed è fuori. Jimmy Vardy. Ancora rischiato tantissimo qui. Tanto l'apertura è per Vertonghen. Witzel. Dentro questa palla per Dembélé. Parte Moussa Dembélé. Nainggolan. Ancora cercava il tocco per Dembélé, è anticipato. Attenzione a Vardy, è velocissimo Vardy! Fermato giusto da Witzel, chiedevano addirittura un fallo e l'espulsione, ma l'arbitro ha detto di no. Ancora Carrasco. Va Carrasco. Carrasco cross dentro! E poi in qualche modo un brutto tocco di Lukaku che forse non si aspettava il pallone, lo colpisce con la coscia probabilmente. E il pallone attraversa tutta l'area. Dyer. Henderson. Vardy ancora. Buono l'anticipo. Witzel. Dentro questa palla. Ancora per Carrasco. Cerca ma non trova Nainggolan.
Riparte Walker, fermato, ancora l'angolan, colpo di tacco, dentro per Lukaku, provava a girarla a Mertens, ma ha rimpallato, corner per il Belgio quando mancano poco meno di 2 minuti alla fine del primo tempo, più recupero. Tanto Meunier prova questa palla, dove non ci arriva nessuno, ci arriva Vermeulen che prova una botta improbabile al volo. Esce bene con Rose. Tanto Witzel va a rubare questa palla. Questa apertura è buona per Dembélé. Sì, riesce alla sponda. Attenzione a Mertens! Ed è gol incredibile! Mertens! 3-2 per il Belgio. Al primo minuto di recupero del primo tempo, il Belgio passa in vantaggio dopo essere stato sotto per ben 2 volte. Grandissima la sponda di Dembélé, lo stop di Mertens in sinistro, palla sotto l'incrocio, nulla può Butland. Che gol di Mertens, 3-2, attenzione, 3-2. Ribalta completamente il risultato il Belgio. Adesso l'Inghilterra è sotto. Tanto Witzel continua a infastidire. Poi c'è un buon anticipo. Finisce così il primo tempo. 3-2 per il Belgio. In questo preciso istante il Belgio sarebbe qualificato alla fase finale. L'Inghilterra fuori, ma attenzione, mancano ancora 45 minuti. Saranno stellari. Sia l'Inghilterra che il Belgio riprendono così il secondo tempo, così come l'hanno lasciato nel primo. Da sinistra a destra parte il Belgio, partiti per il secondo tempo, 3-2. Meunier. Meunier, avanza, Meunier. Forse c'è un fallo. Ma via Nainggolan. Baraja. Prova un inserimento improbabile. Attenzione adesso a Sterling. Prova l'attacco con Vardy. Prova la botta, Vardy. Courtois ci arriva questa volta. E smanaccia in corner. Alla battuta del corner Jordan Henderson. Frasteso, anticipo. Attenzione, Stones mette giù. Stones! Stones, il palo incredibile di Stones! Witzel deve ripartire. Adesso è un po' fuori, fuori. Poi però sbaglia completamente. Quindi ancora Inghilterra, ancora dentro Sterling. Courtois esce in qualche modo. Carrasco mette giù. Adesso si va, viaggia da una parte e dall'altra. Vermeulen, l'apertura per Meunier. Nainggolan. Ancora Raja. Raja fermato da Sterling. Scatenatissimo oggi Sterling. Meunier. Ancora Meunier. Dentro questa palla per Dries Mertens. Vede dall'altra parte Carrasco. Riesce in qualche modo. Walker. Credo sia Walker. Intanto c'è un cambio per l'Inghilterra. Fuori Eric Dier, dentro Adam Lallana. Quindi ci prova in tutti i modi. Tanto Meunier alla battuta per questo corner. Battuta, attenzione! Questa volta sbaglia completamente Lukaku. E la palla è fuori. Rimessa dal forno, Butland. Cercare Walker, corto, fermato Walker però. Attenzione a Witzel. Buona per Nainggolan. Dentro per Mertens. Tocco per Meunier. 1-2. Poi ancora si incespica sul pallone. Lukaku oggi giornata no. Ancora 0 gol in questo mondiale. Tanto Jimmy Vardy in qualche modo prova per Walker, ma è più veloce Carrasco. Parte ancora Carrasco sulla fascia. Walker non riesce a stargli dietro, va via Carrasco.
Carrasco dentro per Lukaku. Buona per Dembélé, Dembélé. Dembélé sfonda dentro, Dembélé, Dembélé. Tocco dietro, Nainggolan. Ancora grande Butland. Riesce a salvare, poi sbaglia qualcosa. Jimmy Vardy. Riparte l'Inghilterra con Sterling. Sterling per Kane. Attenzione a Henderson. 1-2. Kane, Henderson. Vardy. Attenzione a Kane. Harry Kane. Entra per Sterling, Sterling. C'è Vardy dall'altra parte, Sterling lo ha visto. Poi in grande anticipo. Lascia sfilare. Cioè, rimessa dal fondo, rimessa laterale per l'Inghilterra. Intanto esce Sterling. Entra un'altra stella, Dele Alli. Giocatore molto veloce. C'è una Rose, Rose, la palla è dentro! E poi viene anticipato. Carrasco può ripartire il Belgio. Attenzione, 3 contro 2. Sbaglia poi il suggerimento, Carrasco. Poteva essere un buon contropiede, invece adesso il contropiede è inglese. Attenzione all'1-2 con Henderson. Henderson, la botta! Spara largo. Ha rischiato tantissimo qui il Belgio. Ormai siamo al 68esimo, 20 minuti più recupero, sempre 3-2 per il Belgio. Sostituzione, esce Lukaku al suo posto, Benteke. Kompany esce, entra dentro Alderweireld, Kompany molto stanco. Due cambi consueti. Per questo Belgio. Ormai sono tre perché ci ricordiamo il cambio a metà del primo tempo di Hazard dopo l'infortunio. Courtois la battuta. Alderweireld. Vermeulen. Nainggolan. 1-2. Cerca in qualche modo di Munir, poi sbaglia Dembélé, preso in controtempo dal passaggio. La battuta a Butland si appresta velocissimo. 71 minuti, sempre 3-2 per il Belgio. Una partita che ha dato grandissime emozioni, soprattutto nel primo tempo, quando il Belgio è stato sotto per ben due volte, poi alla fine si è riorganizzato e si è portato addirittura avanti di un gol. È stato Nainggolan, grande giocata di Nainggolan. Sì, Benteke, dentro per Dembélé, Dembélé, Dembélé ancora, Dembélé, Carrasco sulla fascia, l'apertura, poi con calma, Witsel, Nainggolan, cerca di girarsi in qualche modo, Raja. Tallonato da Henderson che commette fallo. Invece no, l'arbitro lascia proseguire. C'è il contropiede adesso dell'Inghilterra, attenzione. Ma c'è questo fallo ai danni di Walker. Probabilmente ci sarà anche il cartellino. Sì, cartellino giallo per Vertonghen. Jan Vertonghen al 78esimo. Brutto fallo qui in ritardo su Walker. Ultima sostituzione per l'Inghilterra, esce Jimmy Vardy e dentro il velocissimo giovane del Manchester United, Marcus Rashford. Tanto Kane alla battuta di questo corner. Palla morbida dentro, Witsel anticipa tutti. Buona questa palla, attenzione a Benteke. È partito Carrasco sulla fascia, va via Carrasco come un caccia. Carrasco ancora, dentro questa palla, ancora per Benteke, dall'altra parte c'è Mounir! E lo stop, Butland, Mounir, centralissimo, ma ancora il Belgio con Mertens adesso, lanciata sulla fascia Mertens, prova un altro cross, bruttissimo Mertens, da dimenticare il cross di Dries Mertens, adesso ci riprova l'Inghilterra, però c'è un buon anticipo, Nainggolan. Gira bene per Vermeulen, 83esimo, sempre 3-2 per il Belgio.
fallo intanto ai danni di Meunier e se la prende molto molto comoda adesso il belga. Attenzione, Meunier per Vermeulen. Gliela restituisce. Meunier va sul fondo, Meunier, costeso dentro! Forse un brutto, brutto fallo, ma attenzione! Ed è il gran gol! In volée, in sforbiciata, il 4-2 del Belgio al 86esimo. Il gol di Yannick Ferreira Carrasco. 4-2, incredibile. Dopo un brutto colpo anche subito da Benteke, eccolo qui. Che gol, una gran coordinazione su un colpo di testa di Nainggolan. Si coordina molto bene e probabilmente si chiude qui il mondiale dell'Inghilterra. Una grande prestazione oggi del Belgio e un gran gol di Carrasco all'87esimo. Doppietta per lui. Ormai siamo alla fine, 87 sono i minuti, 3 minuti più recupero, 4-2 per il Belgio, una partita super emozionante. Tanto ancora Carrasco, si ferma, messo giù, non importa, c'è Witzel intanto, ruba palla Witzel, ancora a servire, questa volta Dembélé, Dembélé che si porta la palla sul fondo, Dembélé, steso, infortunato, l'arbitro non fischia. Si prosegue. Ultimi 2 minuti di questo recupero. Attenzione a Kane. Buona l'apertura per Jones. Cross dall'altra parte. Witzel. Poi Nainggolan non ci arriva. Lallana. Colpo di tacco per Jordan Henderson. Entra questa palla. Rashford. Spara largo. E finisce qui. Finisce qui. Il Belgio vince 4-2 contro l'Inghilterra e passa agli ottavi di finale di questo mondiale. Una partita incredibile, avvincente. L'Inghilterra parte forte, segna il primo gol, il pareggio del Belgio, poi il secondo gol dell'Inghilterra, poi il pareggio di nuovo del Belgio e nel secondo tempo c'è il capovolgimento di fronte, 3-2 e poi il 4-2, un grandissimo gol di Carrasco all'87esimo, una sforbiciata e il Belgio passa quindi agli ottavi di finale. L'Inghilterra probabilmente, adesso vediamo cosa ha fatto anche Panama, ma comunque sia. L'Inghilterra ci lascia. Vince la Tunisia vince ancora col Panama, prima nel girone. L'Inghilterra agli ottavi di finale, quindi affronterà il Polonia. E sarà una bella partita. Il girone finisce così. Facciamo subito un riepilogo. Ecco la fase di eliminazione. Russia. Ha già perso 3-1 col Portogallo. L'Argentina batte 2-0 la Francia, fuori la Francia. Brasile batte 3-0 la Svezia e va ai quarti, insieme alla Colombia che batte 3-1 la Tunisia. Spagna distrugge l'Uruguay 3-0, la Croazia vince 2-1 sulla Danimarca. Mancano da vedere ancora Germania e Serbia e Belgio-Polonia. Il vincente fra Belgio e Polonia affronterà la vincente fra Germania e Serbia. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale Oscar Senkraken, vi ringrazio e ci vediamo per la prossima agli ottavi di finale Belgio-Polonia. Ciao a tutti, ragazzi.